Buonasera, allora siamo qui con Arrigo Cipriani e ormai nell'ultimo mese e mezzo abbiamo avuto tre avvenimenti, uno con Corrado Sforza Fabiani, poi con Tancredi Bianchi e oggi con Arrigo Cipriani. E l'ipotesi è sorta un anno e mezzo fa di interpellare tra gli imprenditori, come noi facciamo, imprenditori o banchieri o, oppure scienziati o filosofi, insomma esponenti di vari settori, e quindi interpellare quindi Arrigo Cipriani. Avevamo incontrato negli anni 70 a Venezia anche il padre Giuseppe, che è morto nell'80, e quando andavamo lì per congressi e avvenimenti, e poi i collaboratori ci portavano sempre ad Arrecibale. A quell'epoca Arrigo era più dalle parti della cassa e invece Giuseppe veniva al tavolo, salutava. E c'era questo straordinario colloquio con i clienti, cioè andavamo lì per il locale, per l'immagine del locale, ma insomma anche per incontrare, era una cosa, era come un'istituzione, no? Un simbolo di Venezia. E oggi questa è qualcosa che prosegue, quindi cominciata nel 1931, poi proseguita certamente sempre con Giuseppe fino al 1980, ma nel frattempo c'era Arrigo e oggi c'è ancora Giuseppe, e cioè il figlio di Arrigo, con uno sviluppo immenso in altri paesi, negli Stati Uniti, in Inghilterra, e comunque qui abbiamo delle bellissime foto anche che riguardano le loro attività in altri paesi. Però insomma oggi è impossibile prescindere, andare a Venezia e prescindere da Arrecibale o non tenerne conto, quindi anche lo straniero che arriva a Venezia va perché il nonno, lo zio, l'amico gli ha detto che andando a Venezia deve andare all'Arrecibale. Quindi questa è un po' la forza del mito, è una forza della squadra, della brigata, che ciascuna volta è venuta, e è la forza anche della clientela. Noi l'abbiamo interrogato su molte cose, quindi da 1931 in poi, su molte cose, anche sulla struttura della stessa impresa. E adesso quindi siamo qui per parlarne ancora, per sentirlo. Lui ha pubblicato altri libri, ma insomma noi abbiamo una caratteristica speciale, cioè quando esce un libro ce ne occupiamo perché diventi uno strumento anche di dibattito. Non ci interessa soltanto pubblicarlo e poi disinteressarci, quindi diventa uno strumento di dibattito. No, qui c'è anche Ruggero Guarini, pubblicato il suo Fisimario Napoletano, poi siamo andati avanti, no? Perché uscissero tanti articoli, interviste, e abbiamo presentato a Milano, a Roma, poi siccome lui è ancora giovane lo presenteremo anche in altre città. Allora è sorpreso Arrigo Cipriani che avvenga in questo modo. Lui è ancora, il libro è uscito da poco, già si trova con 4-5 interviste televisive già fatte, una quindicina di articoli già usciti e molti altri che sono in viaggio, e perché insomma il libro è chiaramente lo strumento di un messaggio, però il messaggio non va da sé, insomma bisogna pure che ci sia la lettura del libro, e la lettura viene provocata anche attraverso questi incontri in varie città. E allora ha curato il volume
relazionalmente, c'è stata un'equipe redazionale che ha lavorato attentamente. Poi nella fase conclusiva lo ha riletto e quindi ha curato redazionalmente Cristina Claude Angeli, che tra l'altro è presidente della casa editrice. E quindi le passiamo la parola, perché lei ha scritto, lei scrive intorno a questi libri, scrive qualcosa ciascuna volta. Noi siamo pronti ad ascoltare. Ero il figlio di Giuseppe e lo sono stato per 40 anni. Adesso sono diventato papà di Giuseppe. Curioso itinerario quello di Arrigo Cipriani, a far da testimone e da tramite tra due generazioni, attraverso due dispositivi. Quello con Giuseppe, il padre, che nel 1931 fonda Harris Bar, e quello con Giuseppe, il figlio, che avvia lo sviluppo internazionale dell'impresa di famiglia. Storia e impresa, ricerca e finanza, vendita e comunicazione. Comunicazione nella brigata e con la brigata di cucina, comunicazione con la brigata e nella brigata della sala, ma specialmente comunicazione con i clienti. La gentilezza, il sorriso, la sobrietà, la semplicità del servizio, la cura, la discrezione. A volte la battuta, mai il tu. Quando arrivi, dove vogliono stare? E ti senti subito nel posto giusto, accolto, capito, a casa, a Venezia. 70 metri quadri, una porta a vetri, un orologio, il banco del bar. Indescrivibile Harris Bar, fatto di piccoli tavoli e di piccole sedie dove mangi con piccole posate e bevi in piccoli bicchieri. Indescrivibile perché ci si innamora. Non solo un bar, non solo un ristorante, è un luogo della vita. La cucina leggera e deliziosa, l'eleganza, un modo e non un'etichetta. Uno stile, appunto, un modo, una scuola e più di un marchio. Più di un veicolo dei prodotti attinenti alla ristorazione, all'hotellerie, all'ospitalità. Harris Bar è nelle fotografie della nostra infanzia. Mia sorella e io, lo stesso vestito, scarpette blu, unico viaggio con i genitori, insieme, quasi un miracolo. Per papà era la casa, l'Harris Bar, amico il barman, come lo era il portiere del Danieli. Anni felici e spensierati. Ci porta lì e ci racconta la sua giovinezza. Mangiamo piccoli sandwich e beviamo succo di pesca e siamo avvolti dalla scioglievolezza del formaggio e dal tepore del pane. Fuori brillano le luci sul canale e io penso con acuta intensità di questo non mi dimenticherò mai. Mio padre racconta gli occhi tagliati all'ingiù, mia madre sorride, lo guarda con dolcezza infinita, eternità di un istante indelebile nella memoria. Oggi ancora quel sapore, quel tepore, il brusio delle cucine, il lino della tovaglia, il sorriso di mia madre, intatti. Questo è il Harris Bar nella mia fotografia. E ascolto Cipriani quando racconta e descrive e si capisce che è innamorato di quel locale, come lo chiama lui. 70 metri quadri per 70 dipendenti, 13 cuochi, 23 camerieri, 1000 persone che lavorano nel gruppo. E del suo lavoro e di quel modo per cui chi entra lì, che sia principessa o regina, rubacuore o plenipotenziario, attore o artista, presidente o scrittore, l'abito deve lasciarlo sulla tacapanni e sedersi lì al suo tavolo, ormai ospite e non personaggio, attore semmai, nell'unica irripetibile pièce di quella sera. Perciò tornano, e sono quelli che Arrigo preferisce, quelli che tornano, i suoi clienti, che lo seguono ovunque lui rifaccia il Harris Bar. Dice, noi sappiamo fare un solo ristorante, sempre quello. Apre a New York e il locale è subito pieno, apre a Londra e fa 3.500 coperti in una settimana, in 100 metri quadrati. Impareggiabile Cipriani, racconta e tocca in modo chiaro e semplice argomenti che altri riterebbero scabrosi. Dal mercato all'organizzazione, dalla produzione alla vendita,
dalla struttura dell'impresa alla finanza, dal fisco al sindacato, dagli approcci istituzionali ai risvolti mediatici, dall'avvenire dei suoi nipoti all'avvenire di Venezia, cui dedica molte pagine del libro, dalla cultura e dall'arte dell'ospitalità al gusto della salute, dalla ginnastica al viaggio. Scrive e racconta dell'importanza della dissimmetria, della luce, dell'arredo non impositivo, della libertà dell'accoglienza, dell'equilibrio e della leggerezza e della delicatezza, del servizio, della cura e dell'amore. Non ha chef, soltanto cuochi, se ne infischia delle mode, non venera le guide, non adula i gourmet, litiga con i critici, manda a quel paese i giornalisti quando al suo tavolo mangiano bene e scrivono male. Segue un solo criterio che assicura ai suoi ospiti e a se stesso la salute. Nel mio menù non c'è niente che io non mangi. Se c'è una cosa che non mi piace, non la metto in menù. E a chi gli chiede come fa a tenersi in forma, risponde: mangio nei miei ristoranti. Il lavoro è una conquista, non una fatica, non una pena. E la libertà interiore non è fare quello che si vuole. Libertà è anche non imporsi agli altri. La bellezza è indispensabile per vivere, così la sembianza non è secondaria. Cipriani non si fa servire a tavola da chi ha la giacca sbottonata, detesta la sciatteria, ma non gli piace neppure chi si fa bello, chi si mette in mostra, anche tra i camerieri. Il padre Giuseppe, nato a Verona, lavorava come garzone in una pasticceria. Ne divenne il direttore, poi passò a cameriere, ogni 2 mesi cambiava posto, per imparare quello che doveva imparare, ma anche quello che non si doveva fare. Seguiva le stagioni in Francia, in Italia, a Sanremo e a Venezia. Alla fine si ritrovò a Barman, a Venezia. Fu lì nel 1928 che incontrò e aiutò un giovane inglese, Harry Pickering, con il quale 3 anni dopo avrebbe aperto l'Harris Bar. Scrive: da quel momento l'Harris Bar divenne subito un po' temuto, molta gente non ci andava, perché pensava che fosse chissà che cosa, un posto complicato. Però, siccome era l'unico bar che esisteva fuori dagli alberghi, divenne il centro di incontro di tutti i grandi clienti degli alberghi. Allora, durante l'estate, c'erano le aristocrazie, c'erano i re e le regine. Nel 36, un giorno, mi diceva mio padre, c'erano 4 re che mangiavano a 4 tavoli diversi. 4 re veri. E la parola passa e arriva ai 4 angoli del pianeta. Un uomo intelligente, Giuseppe Cipriani, geniale. Arrivavano i clienti e lui diceva: oggi devono mangiare questo. E si mangiava quello. Quando mio nonno Carlo veniva a Venezia, era prima della guerra, andava a trovare il suo amico Giuseppe al Harris Bar. Un giorno, racconta Silvia Blanchard, che era con lui, dopo una visita alla Biennale, accolto dal grande gallerista e amico, allora capo ufficio vendita della Biennale, Ettore Gianferrari, andò da Cipriani e gli disse che voleva trovare casa a Venezia. Giuseppe non si fece pregare, prese il motoscafo e lo portò in giro, su e giù per i canali, in cerca di belle case. A quel tempo Carlo Fure volevano dargli la cittadinanza onoraria a Venezia. Che vanto sarebbe stato per la città se avesse trasferito lì la sua immensa collezione d'arte. Scrive Arrigo: mio padre ha inventato il Carpaccio e il Bellini. Ha inventato anche me. Mi ha inventato lui dentro il locale. Fra l'invenzione e la tradizione, tra la memoria e la traccia, il racconto di Arrigo si snoda attraverso una galleria di ritratti, di aneddoti, volti, storie, viaggi, avvenimenti, schizzi, disegni, sullo sfondo la bella lingua veneziana, che consente di imparare presto tutte le altre lingue. Di suo padre Giuseppe ha raccolto i racconti fatti dalla madre Giulia e si sente che in quella famiglia le donne hanno valore, si avverte la solidarietà, nonostante Arrigo non ami le smancerie e sia piuttosto sobrio al riguardo. Mia moglie si chiama Ina, è riuscita a sopportarmi per 50 anni, è una donna eccezionale. Ho sposato veramente una donna straordinaria, intelligentissima. Nel 1985, dopo la morte del padre avvenuta nell'80, Arrigo apre a New York, è la prima volta fuori da Venezia, poi a Londra, poi ancora a New York, dove ormai sono 8 i locali, solo a Manhattan. Un albergo in costruzione a Los Angeles e un altro a Miami. Dice:
Io ho sempre cercato di fare tutto quello che aveva già fatto lui, perché sapevo che era giusto. Ma appunto, sempre la stessa cosa, sempre l'altra cosa, la cosa nuova. Il mito di Venezia sotto il cielo di New York, contrasti e asimmetrie di volumi, di architetture, di ricchezze e povertà, di razze e di religioni, a legare le due città. Il mito di Venezia e la modernità, sempre ancora il Rinascimento che ha invaso il pianeta. La fondazione che nel mito del padre e nel mito della madre Arrigo Cipriani conferma, consolida e tramanda, senza nessuna genealogia, si rivolge alla salute e alla qualità. Ed è questa la direzione. Mi sembra che sia stato detto tutto, più o meno, in modo magnifico, molto, la ringrazio molto per quello che ha detto. Io ho poco da aggiungere, c'è solo una piccola intervenzione che il socio era, non era inglese, era americano, era americano. Mio padre gli aveva prestato i soldi per pagare i conti dell'albergo, perché era un buonissimo cliente di mio padre, Barney, nell'Hotel Europa, e un giorno questo Harry Pickering smise di bere, mio padre si informò se per caso non gli piacevano più le sue bibite, e gli disse no, ci prendono più soldi per pagarle, per cui gli prestò i soldi per pagare il conto dell'albergo e anche per tornare in America. Allora si andava in nave, io dico sempre se ci fosse stata la carta di credito, la risparmio non esisterebbe perché avrebbe pagato con la carta di credito, e invece questo signore, che poi mio padre non riuscì più a vedere per 2 anni, ritornò con i soldi che mio padre gli aveva prestato e una cifra per aprire un bar assieme. Il bar fu trovato da mia madre, questo era un magazzino di cordami, alla fine di una strada praticamente senza sbocco perché non c'erano... c'era solo un vaporino che passava ogni mezz'ora, ma tutti i negozi in quella calle fallivano, e così aveva voluto mio padre, perché diceva che voleva aprire un locale dove la gente voleva andare, cioè aveva la motivazione di andare, e così è stato. Ecco. Poi nel 2001 siamo stati notificati dal Ministero dei Beni Ambientali come testimoni del XX secolo a Venezia, ed è stata una grande soddisfazione. Di questo voglio dire, un ristorante, un bar, è come un giornale, inizia da zero tutte le mattine, si può fare un ottimo ristorante, si può fare un pessimo ristorante, un ottimo bar, un pessimo bar, si dipende tantissimo dagli esseri umani che ci sono dentro, quelli che ci sono già dentro e quelli che devono venire dentro, ecco. Per cui è un'invenzione tutti i giorni. Io sono lì da 55 anni, il primo giorno che sono andato avevo fatto l'esame di diritto privato, perché mi ero iscritto a legge, volevo fare il corridore automobilista, invece poi mi dissero che non andava bene, poi il medico, poi alla fine decisi di fare legge. Alle 2 feci l'esame di diritto privato, presi 19, e mio padre disse non sarei mai un grande avvocato, a meno che vieni la cassa, e così è stato. L'inizio della mia carriera è stato lì, ecco, perché ero alla cassa e, come diceva il professore, io e lui era fuori. E lì ho imparato moltissimo, visto perché lui era non solo era fuori, faceva anche il barman allora, fino alla metà degli anni 50. E come muoveva le mani, come si comportava, come parlava con i clienti, quella è stata la mia vera scuola, la scuola della mia vita. Ci sono molti ristoratori che mandano i loro figli a imparare in Francia, a imparare in Inghilterra, secondo me, come si impara da noi, non c'è nessun altro posto al mondo. Ecco, io spero che ci sia qualcuno di loro che voglia farmi qualche domanda, perché questa storia così c'è già scritta tutta nel libro e avranno il piacere di leggerla, cioè non piacere, avranno il motivo di leggerlo. Ecco. Infatti nel libro sono moltissime cose. Nel libro ci sono molte cose che abbiamo sollecitato e riguardano quindi questo itinerario dal 1931 a oggi, e quindi anche quali clienti, quali grandi, anche quali
clienti di qualsiasi grandi, piccoli. Sì, diceva giustamente la signora che evidentemente a Venezia vengono tutti, no? Tutto il mondo veniva a Venezia, arrivano gli scrittori, arrivano gli artisti, gli attori, eccetera, e tutti o quasi vengono alle ribar. L'importante è che tornino, l'importante è che diventino clienti. A me non interessa che uno venga una volta e poi non venga più. E devo dire che mi parlava di essere catturati da... E c'è una spiritualità, io credo molto nella spiritualità, anche dei muri, quando c'è un ambiente che è stato vissuto bene, con gioia da molte persone, questa spiritualità si riflette nei muri e si sente, sono sicuro che si sente. Io almeno la sento poi, ma vedo che la sentono anche i clienti. Prego, prego. Devo chiedere, io sono amico della famiglia Cipriani da 50 anni. Certo, tenga. E ci siamo andato e mio padre ci andava di due, era proprio innamorato di questo luogo, perché anzi dava fastidio quasi a mia madre che lui andasse lì sempre, perché faceva tardi a casa quando andava lì e mangiavamo più tardi. Comunque, la domanda che volevo fare è il più illustre, diciamo, abitué di Cipriani, padre, penso, è stato Hemingway. Volevo sapere com'era successo che lui sia portato lì e che tipo di cliente era, se, che tipo di gente ha portato e quanto è continuato. Insomma, una luce su questo illustre ospite che insomma ha dato anche lui un contributo alla conoscenza della Sibaria più in tutto il mondo. Forse è anche merito suo se voi poi avete aperto negli Stati Uniti. Le posso rispondere con una battuta di mio padre che diceva che Hemingway aveva vinto il premio Nobel dopo che aveva scritto ecco. Comunque fu un personaggio importante soprattutto per il periodo in cui venne, perché venne negli anni nel 48-49, che erano ancora gli anni che risentivano della guerra, e in quegli anni lì c'era una grande gioia di vivere, c'era una grande gioia, c'era proprio un'esplosione. Pensi che vendevamo una scatola da un chilotto di caviale tutti i giorni, voglio dire che c'era proprio questa voglia di gioire dopo 5 anni di guerra. E Hemingway è stato uno di questi protagonisti, tra l'altro poi aveva molti amici, lui già in Italia, aveva degli amici, c'era una famiglia che si chiamava Ivancic, cioè esiste ancora, che si chiamava Ivancic, che lo portavano in giro, lo portavano lungo la costa, poi a Cortina, eccetera. Per cui lui ha vissuto più una vita italiana, nelle famiglie italiane, più che ad essere uno scrittore che veniva da fuori, che è rimasto un po' isolato come tanti altri scrittori, perché non so, Truman Capote veniva sempre da noi, però sì, una volta sola fu invitato in una crociera, e l'unica cosa che scrisse in questa crociera era che gli mancavano i seguici di gamberetti delle spalle. Prego. Grazie. Io non da 50 anni, ma da almeno da 48, anch'io, e volevo chiedere all'amico Arrigo delle notizie non riservate sulla sua strategia, perché per entrare nel locale e stare giù dove ci sono pochissimi posti ci vuole una strategia. Lui poi c'ha una strategia di collocamento. Allora lì dentro primo può andare non più tardi alle 8:15, a meno di eccezioni che lui fa e sa perché, altrimenti ci sono i due tavoli d'angolo che sono i migliori. Ma lì lui riesce sempre, in 49 anni, non una volta mi è andata male. Allora io volevo dire, che strategia fa l'amico Arrigo per mettergli dentro tanta gente e non scontentare nessuno? Finito. Intanto potrei dirle, perché non va di sopra una volta? Perché non sta bene a Venezia, andare di sopra e andare in piccionaia. Ma non è questa strategia, non lo so, per esempio lei parlava di due tavoli d'angolo che sono i migliori, non è mica vero che sono i migliori, vengono pensati da alcuni come i tavoli migliori, per esempio un sistema per non farli sedere più nel tavolo d'angolo, chiedo ai clienti, è lei che fa il tavolo o lei desidera che il tavolo faccia lei? E allora questo
ferma subito, diciamo, il desiderio di sedersi per quel tavolo. Io mi sono seduto, evidentemente, tutti questi anni in tutti i tavoli e trovo che questo spirito c'è un po' dappertutto. Certo, ci sono dei tavoli che sono più movimentati, nel senso che c'è sempre il bar davanti, per cui, c'è evidentemente più che altro una collocazione per numero di persone. C'è il numero uno che tiene 10 persone, però le posso dire, la prima lezione mi ha dato mio padre, che era un sabato, il primo sabato di settembre, e non avevamo ancora il piano superiore, e c'era la gente che beveva l'aperitivo fino in strada, fino all'Hotel Luna. È venuto dentro un signore da solo, e ha detto, scusi, vorrei, in 5 anni, ci vorrei mangiare, e gli ha dato il tavolo numero uno per 10 persone, a questo qui che era solo. E ha detto, ah, il tavolo è così grande, non si preoccupi, i tavoli sono tutti uguali. E poi a me, io ho guardato questa cosa qui, ha detto, vedi, dice, a quelli che sono soli, dagli sempre il tavolo, perché se non hanno nessuno con cui parlare, e poi dice, ti portano anche altri clienti. Ed è vero, è così. Nei nostri posti, se c'è pienissimo, il cliente solo ha sempre il tavolo. Così le suggerisco una cosa, per la prossima volta che lei è proprio pieno pieno, venga uno alla volta, venga lei, poi per la sua moglie, che magari si siede assieme, ma è la prima volta. No, però è vero che quelli là non sono più comodi, dai. Vabbè. Ecco, c'è il Monsignore che vuole intervenire. Ah, prego. Sì. Allora, figli... un attimo che adesso le dà il microfono. Okay. Sì, per dire adesso. Eccoci. Okay. Grazie. C'è due figli in New York e che fa la Giovanna? Ah, sì, la famiglia è fatta di tre figli e una moglie, come abbiamo detto giustamente prima, che è una moglie straordinaria. Sì. La fine del libro non l'ha citata, mi pare, no? Sì, l'ha citata, no? Perché mi ha detto qual è il regalo migliore che poteva fare a sua moglie, che rimanesse vedova. È una battuta. Comunque sì, è una figlia che abita a Milano, è scrittrice, è uscita adesso un libro da pochi giorni, che si chiama Dichiarazione d'amore a Venezia, è stato letto da Sperling Kupfer, ed è un libro che mi piace molto, soprattutto per una visione di Venezia che lei ha avuto da bambina e che ha riportato molto bene nel libro. Poi c'è un'altra figlia che ha lavorato per la RAI molti anni e che adesso aiuta il fratello nell'amministrazione di questo gigante. I nipotini abbiamo sette nipoti. Insomma, sì. E il lavoro? Il lavoro ha cominciato, due hanno già cominciato a lavorare, sì. Poco, ah, insomma, sì, certo. E sono le prime armi, come si dice. Sì. Grazie. Ma è ancora un'azienda familiare? Di proprietà della famiglia? Sì. No, l'azienda è al 90% della famiglia, sì, c'è ancora questo, sì. Infatti gli hanno chiesto molte volte se voleva andare in borsa, eccetera, hanno detto no, lo vuole tenere per sé, non so per quanto tempo ci riuscirà, ma insomma così, anche perché adesso ci sono, non solo c'è Miami e Las Vegas, c'è un'altra cosa a San Paolo di Brasile, e poi ci sarà un'altra cosa a Los Angeles, vuol dire, poi c'è Las Vegas che ci sarà anche un'operazione immobiliare mista tra immobiliare e di ristorazione alberghi. Familiare, siamo sempre noi. Ed è importante perché secondo me, io vedo tante imprese italiane che sono andate in mano a delle società finanziarie, e il nostro mestiere è un mestiere di esseri umani, e vedo che quello che succede con le società finanziarie è che per essere tranquilli, i dirigenti vogliono che tutti siano uguali, no? Cioè vogliono creare dei piccoli robot, lei guarda come rispondono al telefono generalmente negli alberghi, dicono grazie per aver chiamato l'albergo d'Italia, sono Vincenzo, quello posso fare per lei, che è una cosa che mi uccide, ma questo lo posso fare per lei oggi. Così. E invece noi rispondiamo al presidente Cipriani, quando ci arriva Cipriani vuole arrivare, ecco, nemmeno buongiorno, perché già buongiorno è una formula, cioè evitare il più possibile le formule. Mi pare che il futuro, e lo vedo che è un desiderio di questi dei giovani anche, il futuro è staccarsi dal gregge il più possibile e diventare il più possibile essere umani. Questo è il futuro. Cosa ne avrà la domanda? Prego, la signora prima. Signor Cipriani, come fa a garantire la qualità e lo stile contraddistingue la sua azienda anche in posti così lontani e culturalmente diversi come l'America,
Sì, ma la cultura è culturalmente diversa. Vi dirò che, per esempio, posso dire che io, New York e Venezia sono due città assolutamente simili. Diciamo che la storia di Venezia è una storia di una città che era il centro mondiale di commercio e qualche cosa è rimasto anche se adesso si sta svuotando. Ma proprio anche l'aspetto delle città, cioè Venezia è una serie di quartieri e New York è una serie di quartieri. A Venezia ci sono delle asimmetrie verticali, cioè orizzontali, e a New York sono verticali, che però incidono molto nello stare nella città. Io l'ho visto subito, quando abbiamo aperto il primo locale nel 1985, si è riempito e l'atmosfera dentro era identica, precisa a quella di altri posti. Poi bisogna fare le stesse cose, perché abbiamo una quarantina di cuochi, non ne parlo di chef. Io ho detto in una intervista che è stata pubblicata qualche giorno fa, che ha suscitato un bespaio, che non vado nei ristoranti che hanno il nome dello chef, perché lo chef mi fa vedere qualche cosa che non mi interessa. Ecco, a me interessa essere servito in un certo modo. Comunque, questi 50 cuochi, che fanno tutti da mangiare nella stessa maniera, cioè il ragù che fanno, uno lo devono fare tutti uguali. Fanno da mangiare come vogliamo noi, non come vogliono loro. Abbiamo riaperto un locale, quel primo locale abbiamo riaperto, scadeva il contratto di affitto 2 anni fa e mio figlio, per qualche ragione, perché c'erano le difficoltà sindacali eccetera, non voleva riaprirlo. Dopodiché il padrone di casa non è riuscito a darlo a nessuno, anche perché i sindacati gli volevano imporre tutti i nostri ex dipendenti, allora nessuno lo voleva. Fatto sta che adesso poi, tra l'altro, è l'unico locale a New York che non paga l'affitto, noi per 20 anni ci hanno dato senza affitto. E il cuoco, diciamo lo chef, ma non è lo chef, il cuoco, mi ha detto 2 mesi prima di aprile, dice ah, adesso sto preparando delle ricette nuove, per l'amor di Dio, ho detto non preparare nessuna ricetta nuova, perché la gente vuole tornare a trovare esattamente quello che aveva trovato prima. Dice, le uniche ricette che si possono applicare, glielo ha detto anche la signora, è quella della leggerezza e della delicatezza. Se lei adopera questi aggettivi nel far da mangiare, che poi si adoperano anche nel servizio e in tante altre cose, avrà certamente successo. Prego, Francesco Sicilia. Io volevo ringraziare... Un attimo che... Ecco. Sì. Sentiamo il professor Sicilia. Volevo ringraziare Enrico Cipriani per aver con orgoglio citato la notifica dei beni culturali. Io sono l'ex capo dipartimento del patrimonio culturale paesaggistico italiano. E quindi mi fa veramente molto piacere che lei ne abbia parlato come un traguardo. E in effetti lui rappresenta, questo consiste il riconoscimento ad una situazione attuale, insomma, rappresenta quella testimonianza di civiltà che racchiude appunto il bene culturale, che estende questo riconoscimento, questa qualificazione. E si lega a quel modus di cui parlava, ecco, la relatrice nell'introduzione, che fa l'insieme, ecco, del Cipriani, italiano, ristoratore, bar, la delicatezza, quindi la scelta dei cibi, la scelta dei menù, ecco, veramente quell'insieme che rappresenta la civiltà italiana, che oramai ha sfondato nella cucina in tutto il mondo, insomma, ecco, con questi esempi veramente, ecco, è significativo per il nostro paese essere considerato veramente nel mondo la capitale della cultura. Quindi io la ringrazio e mi faccio i complimenti e auguro che lei possa continuare. La ringrazio molto, l'unica cosa che mi dispiaceva quando è successo è che mio padre non c'era più. Sarebbe stata una grande cosa per mio padre, veramente. Perché poi mio padre, Venezia è una città bellissima, straordinaria, è una città anche molto cattiva, è una città che non ha nulla a nessuno. Adesso, per esempio, l'unico riconoscimento che ha avuto mio padre pubblico è stato che una scuola alberghiera di Adria, non di Venezia, il 1 dicembre la rinaugura, perché è una scuola di 40 anni con il nome Giuseppe Cipriani, è stato l'unico riconoscimento. E d'altra parte così, Venezia è così, Venezia si passa, invece, ecco. E le dirò che sono anche contento per un'altra cosa, perché adesso siamo notificati e non possiamo cambiare niente, me compreso. Prego, sentiamo l'ambasciatore Bosco. Una prima domanda. E dopo l'esame di diritto privato, e continuò fino alla laurea? No,
Sì. Quindi la possiamo chiamare dottore. Sì, grazie, sì. Mi sono laureato a Ferrara, con grande fatica, ma mi sono laureato a Ferrara. Allora, dottore, quello che volevo chiedere era questo. Nel settembre del 95 ero a Venezia con una delegazione del Ministero del Turismo e Spettacolo per il Festival del Cinema e naturalmente non poteva mancare una sosta lì all'Arrisbar. E uno, diciamo, dei capi della delegazione parlò con lei e, se ricordo bene, venne a sapere che un famoso magnate del cinema americano, produttore o distributore, insomma mi sembra Jack Valenti, se ricordo sì, bene, no, era un abitué, proprio uno, diciamo, delle colonne del suo locale. È esatto questo mio ricordo? Sì, assolutamente sì. Assolutamente, la ringrazio, sì. No, mi è venuta in mente un'altra cosa a proposito di Venezia, che la signora parlava di nonno Carlo, no? Sì, Carlo Frodiano. Poi non hanno dato la cittadinanza veneziana, che poi aveva lasciato la sua collezione. Questo è successo anche alla Guggenheim. La Guggenheim voleva la cittadinanza veneziana più di ogni cosa al mondo e avrebbe lasciato tutti i suoi quadri a Venezia e ha detto di no. Niente da fare, anche poi li ha dati al Salomon. Sì, certo. Wright aveva disegnato una palazzina bellissima, tra l'altro, va bene così, e poi insomma era Wright. Ma pare che lo Stato accampò come scusa il fatto che non poteva pagare i diritti di successione. Sì, perché non so, può darsi. Comunque questa è Venezia. Ecco. Adesso c'è una mostra dedicata alla Guggenheim, ma a Vercelli, non a Venezia. Non a Venezia, sì. Venezia è una città strana. Adesso poi siamo rimasti pochissimi, perché eravamo in 250.000, adesso siamo 45.000. Senta, io prima volevo fare una domanda, ma prima della domanda volevo fare un piccolo antefatto. Volevo dire in primo luogo, questo è un antefatto, non una domanda, che sono in qualche modo commosso stasera di conoscerlo, di incontrarlo, perché lei deve sapere, io adesso io non so quanti anni ha lei, ma io credo di... Sicuramente ne ho più io. 75. Ah, siamo coetanei. No, perché io stavo per dire che forse avevo conosciuto o quantomeno sentito il nome dell'Arrisbar prima di lei. Perché le cose andarono così. Siccome mia madre era una folle giocatrice, quindi spesso andava a Venezia per il casino, qualche volta si portava dietro anche i figli. E io ricordo che il mio primo viaggio a Venezia avvenne nel 36. Tra l'altro c'era il festival e ricordo che uno dei film c'era Grand Hotel, quindi l'Excelsior dove noi stavamo era pieno di attori americani, compreso John Crawford, Wallace Beery, Lionel Barrymore, non John Barrymore, c'erano parecchi di questi qua. E la sera spesso sentivo dire mia madre, dice dove andiamo? All'Arrisbar. Nel 36 c'era già l'Arrisbar. Sì, sì, assolutamente, c'era il 31. Quindi questo è l'antefatto. La domanda invece è molto concreta, non ha poco o nulla a che fare con la vita dell'Arrisbar, la vita mondana, culturale, eccetera, però sicuramente ha a che fare con i suoi interessi di cittadino veneziano. Io ho letto da qualche parte che lei è molto critico sul progetto del Mose. Assolutamente. Ci può spiegare perché? Sì, adesso le spiego in due parole, perché sa, dopo dicono che io sono un profano di cose che invece non lo sono. Allora, io sono critico perché Venezia è una città d'acqua nel vero senso della parola. Venezia non ci sono fognature. Venezia ha bisogno di due maree al giorno che portano dentro l'acqua arteriosa, ma fuori l'acqua venosa, perché viene pulita la città con l'acqua. L'acqua alta non è mai stata un problema per Venezia. C'è da mille anni, ecco, ed è un moto verticale dell'acqua, non è mai stata un'inondazione, nemmeno nel 1966. Nel 1966 è venuta più alta del normale, però guardi cosa è successo a Firenze, è stata un'alluvione veramente catastrofica per tutta l'Italia. Allora noi, l'acqua è salita a un'altezza di 1,90 m, che non significa nulla perché è 1,90 m sopra lo zero, lei pensi che una marea normale è 90 cm, sì, va bene, è stata 1 m più alta. Però quando lei vede adesso la televisione che dicono 1,20 m d'acqua, e dice no, sono non 1,20 m, sono 10 cm in qualche zona della città. Ecco, a parte questo evento del 66 ha scatenato la difesa di Venezia, bisogna difendere Venezia, Venezia dall'acqua. Venezia è già una città in cui le case sono già in acqua. Ecco,
quella volta là cosa è successo? Che c'erano gli riscaldamenti ancora a nafta, per cui la nafta è andata in giro tutta la città. Poi c'erano le barche che follemente si sono messe a correre nei cali e hanno sfondato tutti i negozi, perché naturalmente le onde dei controcali. Poi c'era l'Enel che aveva tutti i trasformatori sotto acqua, perché era una città come bombardata, non aveva né luce, né questo olio, eccetera. Però nello spazio di una settimana si era rimessa a posto, perché le case non sono andate. Comunque, le spiego, la grande disgrazia di Venezia, mi pare che io lo dico in un articolo, è stata Marghera, cioè è stata una follia fare una città industriale dietro Venezia, delle raffinerie dietro Venezia, lo potevano fare lungo la costa dove volevano a quell'epoca, solo che è stata un'operazione diciamo speculativa, perché hanno comprato le barene a un centesimo e le hanno rivendute a 100 centesimi, ecco, e hanno fatto questa città. La con l'Ilva Bagnoli, lo stesso errore. Questo Marghera ha bisogno di grandi navi. Pensi che le petroliere sono ancora in laguna, cioè vengono le petroliere da 200.000 tonnellate in laguna. Per entrare hanno bisogno di canali profondi 15-20 metri, quando una volta i canali non erano più profondi di 7-8-9 metri. Allora, se prendiamo questa bottiglia, questo bicchiere, e li colleghiamo con un piccolo tubino, va bene, se questa è piena ci metterà qualche tempo prima il bicchiere. Se invece li colleghiamo con un tubo grosso, qualche minuto dopo, così. Succedeva che se l'acqua era 50 anni fa, se l'acqua era un metro di altezza all'imboccatura del porto, era 80 centimetri in piazza San Marco, e prima di arrivare a un metro ci voleva un'ora. In quell'ora cominciava già a calare, adesso 5 minuti dopo è un metro là e un metro lì. Ecco perché c'è una maggior frequenza di acque alte. Però sempre l'acqua alta, ripeto, è un fenomeno naturale per la città, che sia un po' più alta, un po' più bassa, non significa nulla. Ammazza i topi, per esempio, per dire, oltre che sì, la marea, oltre che pulire la città, ammazza i topi. Cioè, ci sono tante lava, proprio lava la città, è acqua salata, è acqua pulita. Io le dico una cosa che spero che nessuno di qui ripeta, perché sono stato già attaccato per questa roba qua, ma del 1966, dove si sono sommate due maree, perché non c'era una marea astronomica, c'era, è stata solo una marea effettuata dal vento, da un grandissimo vento di sciocco. Se ci fosse stato il Mose, invece di 1,90 m sarebbe venuto 1,60 m, perché ci sono quattro fiumi che buttano nella laguna. Allora, se lei chiude il mare, i fiumi non li chiude. Erano quattro fiumi in piena, perché erano quattro fiumi in piena, la piena di quei giorni che è andata dappertutto in Italia. Mi hanno quasi ucciso quando ho detto sta roba qua, però dico io che mi sono informato da tecnici di valore e hanno detto sì, Cipriani ha ragione. È una grande operazione finanziaria. È un'operazione finanziaria che non so ancora se riusciranno a mettere a punto, perché è difficilissima, e che non risolverà niente, perché non chiuderanno le porte se non per maree sopra 1,20 m. Quello saranno 5 in 3-4 anni. E basta, tutto là. Per cui sono veramente contro questo spreco di denaro pubblico, che poi la manutenzione sarà una cosa assolutamente incredibile, perché l'acqua salata non è come l'acqua dolce dei fiumi, capisci? L'acqua salata crea incrostazioni, crea di tutto, che saranno sempre di riparazione queste cose. Spero di essere stato esauriente. Naturalmente adesso dice sei contro il Mose, allora sei contro Venezia, no? Non è vero. È stata una monocultura, poi non c'è stata nessuna cosa alternativa in tutti questi anni, perché è stato preso e capisce questa cosa qui. Grazie. C'è un'ultima domanda? Io volevo fare una. Sì, prego. Senta, ma io so che il Radbar è cominciato come luogo in cui, soprattutto per i cocktail, per quanto riguarda la parte, diciamo, liquida, non il ristorante, almeno questo io leggerò il libro con molto piacere che acquisterò, e non so se, perché mi è stato riferito appunto in famiglia, e questo era vero. Ora, perché non, questa nuova abitudine del cocktail è stata lei, voi, la vostra famiglia, Giuseppe, a inventare questo nuovo tipo di bibita, che mentre in America e in altri paesi, probabilmente anglosassoni, era molto frequente, no? Il cocktail, invece pare, so se sia vero, questo glielo chiedo a lei se è vero, che la fortuna, perché è sempre facile diventare famosi, ricchi, quando si è già ricchi, quando si è già famosi, ma all'inizio è difficile.
già aver acquistato questo negozio di cordami in un punto nel quale lei ha spiegato che lo poretto non arrivava e quindi era una calda cieca praticamente che era ballaresso. E a questo punto perché il successo è nato da questo forse cambiamento di bevande, che prima si beveva un gotto di vino, c'era questa abitudine, diciamo, non di raffinata cucina o cucina. Sì, da dire, non lo so se questo sia se il successo sia stato dovuto ai cocktail, perché negli alberghi allora già si facevano i cocktail. Quindi, secondo me il successo è stato determinato dal fatto che era un bar d'albergo fuori degli alberghi, non esistevano altri, per cui tutti i clienti degli alberghi si ritrovavano lì, hanno cominciato a ritrovarsi lì. Poi, come ha detto la signora, quelli erano gli anni dell'aristocrazia, per cui si trovavano, l'aristocrazia è sempre stata un qualche cosa che attirava altre persone, che magari le spingeva anche, perché per molti anni è stato considerato un locale così, che non si poteva neanche varcare la soglia, che non erano niente, capisci così. Siamo arrivati fino al punto che nel 1943 è stato requisito dalle truppe, perché avevamo veramente tanti nemici su questo locale. È stato l'unico locale a Venezia requisito dalle truppe per 2 anni, e sono venuti le truppe repubblichine. Mio padre mi ha cacciato via, insomma, che andavamo in barca tutti i giorni all'imboccatura del porto per vedere se arrivavano le navi. Non arrivavano mai. Bene, allora la cosa importante è in effetti leggere il libro, perché è ricchissimo di elementi, è una testimonianza formidabile, è esposto in maniera straordinaria. L'insegnamento, la lezione che si ricavano sono di grande profitto per ciascuno, un profitto intellettuale, e quindi bisogna leggerlo, per leggerlo bisogna comprarlo, e comprandolo è possibile anche avere la firma di Arrigo Cipriani. Ringrazio molto, volevo soltanto aggiungere un piccolo regalo. Lei ha detto prima che ho scritto altri libri, sì, è vero, ho scritto romanzo, ho scritto anche di racconti, eccetera, però se uno scrittore è proprio ristorante, ti quanti dicono che bravo, ok, se uno ristoratore scrive un libro non ci crede nessuno. Invece questa volta, forse è la prima volta, difatti è la mia frustrazione che il mio libro di ricette è venduto una strada di copie, perché tutti si aspettano un libro di ricette. Questo è veramente un misto, è una cosa diversa, che è stata presa molto, molto seriamente. Non ho mai avuto un lancio di un libro fatto in questo modo, e ringrazio moltissimo il professor Vendiglione per questo. Grazie. Allora il libro è lì in fondo e Michele Marin è disposto a vendere. Buongiorno. Grazie. Non firmare con due croci, cioè il dottore Arrigo. Complimenti vivissimi, perché soprattutto il fatto che l'azienda è ancora familiare, quello è molto importante, molto molto importante. Lei ha capito, chiaro, la domanda non era... Perché io sono una consulenza legale, ma un tempo a Milano faccio, 220 camere, però trovate sono Molti complimenti per la sua grande tradizione. Grazie.
giorno.